E ci stanno tanti desti giovani che vengono, rompono le bottiglie e strillano. Noi abitiamo qua, non è che nel 61 che sono venuta qui c'era la campagna, si stava bene. Io non dico che né qui si mettono la notte, strillano, rompono le bottiglie lì, è diventato una guerra. C'è paura a girare qui la sera? Assolutamente sì, specialmente con questo caldo, la gente che non ha condizionatori dentro casa vorrebbe uscire per prendere un po' di fresco, come una volta era questo giardino, ma adesso assolutamente la gente sta barricata in casa perché c'è gente poco affidabile. È tutto uno schifo, tutto un degrado, non si riesce a capire come possono trovare una soluzione, io non lo so. Non servirebbe nemmeno farli lavorare 24 ore su 24 a quei poracci di Scopini, proprio perché c'è inciviltà. In effetti sembra una piazza abbandonata, non c'è più quelle che c'era una volta, insomma. Giardini soprattutto. I giardini sono spariti, avevano promesse che avrebbero fatto, però attualmente non si vede niente di quelle che hanno promesso. Hanno fatto delle aiuole ma abbandonate a se stessi.